dopo da anni da che sono qui, mi viene sempre una roba quando sento quell'elicottero che arriva. Mi ricordo perché ho visto tante cose brutte che sono successe, purtroppo. E mi porta sempre col pensiero lì, sempre con quel... Adesso ormai non ci sono in pochi, non succede più, ma allora tra mine e cose varie era pericolosa. Ma che stavi da morto. Ah, beh, sembra che stavi morto. Insomma... Lei ha strato, dopo fa nome alla mia babba che abbiamo visto, sai come cala. Quella è stata da qui da te perché se ne eravamo là di Pagnona, sono arrivate anche di Pagnona, di Colico, di Dervio che ne sta a lavorare, e tanti. E da adesso uno è andato in torsilo e le sta a tirare sì, ma quello era l'incolo tradito. Sì, ho tradito, ero matti. Dopo tre giù per quella galleria che giù. E è succeduto un po' di tempo. Ah, era una lavora pericolosa. Perché? Tutte le... ti è attaccato in corte. E sì, pericolo che era. E dovevi stare molto attento, perché sennò già... L'esplosivo è pericoloso, ma più erano le polveri che respiravi o che le esalazioni della roccia proprio e tutto insieme, l'umidità, la silicosi. È una malattia professionale che è la polvere che respiri, del fespato. Siccome che è una polvere, non è una polvere normale, rotonda come la sabbia, è fatta tutta a scaglie e ti si appiccica i polmoni, ti si pianta dentro e dopo non riesci più a eliminarlo. Dopo la silicosa è morto ormai tu, c'è. Ah, sì. È un po'. Andava la silicosa perché il polmone si sbusava. Non sa schermare. Certo, dopo c'era sempre il pericolo, la paura, perché... Quasi tutti o tanto poco, anche mio marito, gli era scoppiata una mina, anche era lui e il papà del Sergio. E l'avevano messa, però era brillata prima del tempo e gli era scoppiata. Dopo per fortuna non era stato grave, tornati, però ci sono stati quelli che, facsimili di quelli lì, che erano rimasti dentro. E la paura c'era sempre, il pericolo si sa. E poi anche la maggior parte di quelli che lavoravano in cava comunque un po', pochettino, prendevano tutti qualcosina da l'INAIL per la silicosi. Ecco, questo è stato il primo grave incidente che è successo, perché tre in una volta sola. È successo l'11 giugno del 68, quindi sono 51 anni. Perché dovevano... era piovuto tanto... e dovevano liberare una galleria che era più un cunicolo che una galleria, dovevano far brillare delle mine, però la prima volta che i tre, e praticamente qua questi tre qua non erano neanche proprio tre, uno era un minatore, Faustino, che era il capo minatore, gli altri due avevano preso come Napalto, che l'avevano preso come l'Armando, e aveva sotto il Serafino, che è il papà del Sergio, e il Pierino, che era un giovanotto e faceva il falegname a Dervi. Che era il primo giorno di lavoro, che andava, il primo giorno che andava in cava. E dopo avevano fatto brillare stamina, ma non era riuscita a liberare. Era rimasto dentro tutto l'ossido di carbonio, tutto il gas. E lì c'è scritto che gli avevano raccomandato di farne brillare un'altra nel pomeriggio, però con un traino, che loro non dovevano entrare. Loro come sempre, però c'era, gli altri due non erano proprio pratici, però c'era il capo Faustino, il papà del, lo sai chi è? Il papà di Giuseppe. Era il capo miniera, doveva saperlo. Loro invece di mandarla dentro sono andati dentro ancora a farla brillare per riuscire a liberare, e l'osso del carbonio praticamente uno dopo l'altro senza accorgersi sono caduti.
Poi c'è stato mio papà e questo che era il perito lì della cava, hanno voluto entrare per poterli salvare, per vedere cos'era successo. Il primo l'hanno intravisto, ma come hanno visto il primo, sono caduti uno dopo l'altro. Hanno sentito anche che gli cadevano le gambe anche a loro e sono riusciti a... Hanno capito, c'era proprio il perito, sono riusciti a tornare indietro. E è andata così. E per il piccolo paese che è, ne sono rimasti. Però quelli che c'erano continuavano. Andavano. Ah sì? Se era quello il lavoro, era quello. Quelli della mia età, cioè degli anni 70 in su, hanno detto che era pericoloso, preferivano andare in fabbrica. Io mi sono sempre trovato bene. Anche perché andare chiuso in fabbrica, sei lì. Dove ero io, ero chiuso. Però almeno un giorno era quella galleria, un giorno quell'altra, un giorno ero in parete, un giorno in officina, un giorno in teleferica, un funivia. Cioè giravo tutto, però non è che ero sempre solo lì.